Cari telespettatori, eccomi qua. Tocca a me di presentarvi questa commedia Finestra sul Po di Alfredo Testoni, una commedia che io ho portato per diversi anni in teatro e che oggi ho la gradita opportunità di presentarla davanti a questa immensa platea che è il pubblico televisivo con la regia di Vittorio Barino. Questa vicenda, questa commedia si svolge attorno alla figurina di un pretino di montagna, Don Cavagna, che è un ingenuo, innocente, all'antica, di quelli che se ne trovano ancora nelle vallate. E mi è particolarmente caro questo prete perché ha significato per me un incontro felice col personaggio e nella vita di un attore è abbastanza raro e segna un punto di arrivo. Quindi mi auguro che il divertimento che ha suscitato la mia interpretazione in teatro possa ripetersi qui davanti a voi, cari telespettatori. Sono Don Felice Cavagna, un prete semplice all'antica, vissuto sempre in montagna fra i contadini. Quel giorno ero di partenza, andavo a Torino, al posto del vecchio parroco, per le feste della Gran Madre di Dio, quale congressista. Per me quel viaggio rappresentava la scoperta della città. Dei miei compaesani, molti avevano viaggiato, chi aveva fatto il soldato, chi emigrato all'estero, chi aveva lasciato la campagna per la fabbrica, ma per me, rimasto sempre fra i monti, avventurarmi nella grande città era un'impresa straordinaria, come un viaggio ai tropici o addirittura un'avventura da cosmonauta. Forza, ti monti! Forza, forza! C'era qualcosa? Sì. Guardo il fiume fra la nebbia e penso a te, in riva al Po, innamorato vedo.
vedo passare scritto sull'acqua il giuramento del mio amore che dice amo, amo tornare sul fiume, ma son geloso del vento che può baciarti i capelli. Sull'acqua il giuramento, il primo bacio del nostro amor, ma sai che amo, amo te sola bambina, ma il po' lontano trascina le mie parole d'amore. Chiedo dove le vuole portare. Finestra che guarda il fiume ora è chiusa senza di lei e non c'è più. La notte è scesa in riva al Po ed ha portato via con sé insieme a lei i sogni. Renata! Berta, ma dov'è Renata? Papà, dove vuoi che sia? È lì sul terrazzo. Ma insomma, sempre sul terrazzo. Ma Renata, ma cosa fai? E cosa faccio? Papi, son sì che guardo. Papi, son sì che guardo. Ma innanzitutto esprimersi bene in italiano quando si parla. Come faccio me? Ma papà, ho fatto il liceo, no? Hai fatto il liceo e hai imparato a stare sul balcone. Ah, ci siamo, è miracolo se qua dentro non si grida. A proposito, ascolta anche tu. Figliole, mi volete spiegare come mai questa mattina ho trovato nella posta questa lettera indirizzata alle figliole del signor Galletti, non ancora cavaliere? Che spirito, ne? Ma se era indirizzata a noi, tu non dovevi aprirla. È questione di educazione, mi pare. Mi pare? Ve la insegnerò io l'educazione, altro che me pare. Tu conosci questa calligrafia? Ah, io no. E tu? Io neanche. Che vista, eh? Questa legge anche con la schiena. Eh già, perché se la conoscessero verrebbero proprio a dirlo a te. Per me deve essere uno di quei balenghi che gli gironzolano attorno, che se me ne trovo uno tra i piedi, lo faccio volare dalla finestra con un calcio di... Scusami, Luigi, eh. Orsola, Orsola! Mi hai chiamato Giovanni? Sì, cara. Senti un po', tu in qualità di zia e di sorella, non ti sei mai accorto di qualcuno che gironzola sotto le nostre finestre alle 2 dopo mezzanotte?
Ma io quell'ora dormo, santo cielo. Ma che domande fai? Ma sarà qualcuno che avrà saputo che ci vuoi far sposare chi non piace a noi. E chi sarebbe questo qualcuno che non piace a noi? Oh, e via, Giovanni, non farla lunga. Quando invece abbiamo a disposizione un signor Conte Rivoira, disposto a sposarvi, un uomo serio, indistinto, maturo. Altro che maturo, papà, casca dall'albero. Ma papà, ha 72 anni. 72 anni, esagerata. Sarà appena un mese che ne ha compiuto 71. E poi, Conte, ma dite niente, Conte, specialmente noi che veniamo dal basso, non mi vergogno a dirlo, e tua madre era più in basso di me. Ehi, dico! Ma sì, insomma, abitavi al piano di sotto. Insomma, dite quello che volete, ma io il Conte, quella caricatura, non lo voglio. Ah, tu non lo vuoi? No. Non lo vuoi? No, non lo voglio. Va bene. Lo sposerà Renata. Io? Ma neanche per idea. Ma sì, intanto gli piacete tutte e due. Ah, mi meraviglio che non voglia sposarci tutte e due in coppia. Sì, sarebbe proprio carino, noi due col vecchietto in mezzo. Sì. Senti, ridono. Questa è l'educazione che le hai insegnato tu. Io? Sì. Già, adesso sono io che gli insegno. E poi, papà, io non voglio essere infelice sposando il Conte. E nemmeno io, caro signor padre. Ah, ma state tranquille che intanto in ogni caso la fregatura se la prenderebbe sempre lui. Ma papà, se proprio ci tieni tanto al Conte, daglielo alla zia Orsola. Ma... questa è un'idea. Ma cosa c'entro io? Tirate sempre in ballo me. Lo sapete bene che ho fatto voto di castità e non mi sposerò mai, mai e poi mai. Questo è poco, ma sicuro. Signora, sì? La tappezzeria ha mandato a dire che verrà oggi a prendere le misure. La tappezzeria? Ma che tappezzeria? È la tappezziera, l'arredatrice. Ma la tappezzeria, l'arredatrice? Ma per fare che cosa? Ma come per fare che cosa? Ma non dobbiamo anche noi mettere fuori dai balconi i tappeti per il passaggio della processione? Ma dai, Luigia, sono cose sorpassate. Ma se lo fanno tutti. Anzi, tu non lo sai, ma Orsola è già andata a mettere a disposizione del comitato una stanza. Ah, e perché, dico? Ma qui fate, disfate, e io vengo a saperlo sempre a priori. Conoscendo le tue idee. Le mie idee sono quelle che sono. Appunto. Appunto, appunto. Ma pensa, Giovanni, qui da noi potrebbe venire magari un monsignore o anche un vescovo. E si troverebbero anche bene. Solo che abbiamo quei due tra i piedi, mio fratello e la moglie. Ma si sono venuti apposta per le feste, poverini. Sì, ma abituati in campagna come sono, hanno quel modo di fare, così grossiero. Certo, lo capisco. Non hanno i nostri modi signorili. Ma d'altra parte, cosa posso farci? Tu lo sai, quando ho bisogno di soldi, vado a battere cassa da loro. Poi sono senza figli. In un domani si potrebbe ereditare, più tardi possibile. Ma papà! Ma non dico adesso, magari fra sei mesi. Piuttosto, mamma, per il terrazzo bisognerebbe scegliere dei tappeti con dei bei colori vivi. Certo, è vero, Giovanni? È vero, Giovanni? Ah, io direi un bel rosso e blu. Io direi tutto verde. Ma che siamo al verde noi? Starebbe bene anche un bel giallo e oro. Io direi tutto nero con le frange d'argento. Ecco. Così vengono a chiederci a Chiurè il funerale e stiamo a posto. No, 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 niente. Andiamo a negozio, andiamo a scegliere tutto noi. Tu, Luigia, vatti a preparare, via. Sì, vado a farmi bella. Vado anch'io. A farti bella? Così vado a messa. Fatti la barba, ne? Ma ragazzi, ma ci pensate che soddisfazione. Un monsignore in casa, ma che soddisfazione! Qui proprio girare per casa un monsignore o anche un arcivescovo, non si sa chi può venire. Immagina la rabbia degli inquilini del piano di sotto, un vescovo per casa e nella famiglia Galletti. Beh, certo, un po' azzardatello come quadro, sì. Beh, lo faremo passare per la Maddalena prima del pentimento. Oh, a proposito di Maddalena, figliole! Figliole, una grande notizia. Ha scritto la signora Marisa che arriverà quest'oggi. Cosa? Viene qua, quella civettona. Ma scusate, l'avete invitata voi il mese scorso quando l'abbiamo conosciuta al mare. No, caro, sei tu che l'hai invitata con tanto trasporto, quella vedova allegra. Sì, caro mio, sei stato proprio tu.
No, siete state voi. Ah, io no di certo. Va bene, saremo anche state noi. Ma l'abbiamo invitata sperando che non accettasse. E invece ha accettato. Giovanni. Sì, cara. Vado bene così? Sembri sbarcata dalla luna. Ragazzi, mi raccomando, levarsi dalle finestre e studiare, capito? Studiare. Teresa? Teresa? Ma dico io, ma dove sta sta Teresa? Mi ha chiamato. Ma sì che ti ho chiamato, ma cos'hai, figliola? Sei stanca? Vuoi sederti? Ma dove l'avete presa questa qua? Dove l'avete presa? Ma cosa fai? Dici sul serio? Vuoi dirti su? Questa è debole sulle gambe di dietro. Senti, se mi cerca qualcuno, io torno subito, hai capito? E dai, sorridi, ridi. Mamma mia, è deficiente questa, è deficiente! Teresa! Senti un po', perché hai dato a papà una lettera diretta a noi? Io? Stamattina il vostro signor padre l'ha presa lui la posta. Se la prendevo io, prima la leggevo e poi la consegnavo a loro. Ah sì, eh? Mi piacciono tanto le lettere d'amore. Oh, ma senti questa. Renata, Renata, il mio Giorgio è ancora là. Vieni via, Berta, che se lo vede papà. Ma se non lo conosce nemmeno. E poi che paura dovrebbe avere? È pieno di coraggio il mio Giorgio. Figuriamoci. Sicuro. Non è come il tuo Alberto, timido come un coniglio, che ha persino paura di guardare su alla finestra. Cosa? Viene qui, ma mi fa un segno. Attraversa la strada. Ma non verrà mica in casa. Non lo vedo più. Oh mio Dio, che venga su. Oh, è qui. Ma è la prima volta che si permette di salire in casa. Si vede che si è fatto coraggio. Buongiorno. Ma come? Tu qui? Io qui. Giorgio, tu non dovevi venire. Ma cos'è questa accoglienza? Non vedete come sono calmo, tranquillo, sicuro di me stesso? Scusate, ma da parte mia non voglio nessuna responsabilità. Ho capito, qui ci vuole il fidanzato anche per la sorellina. Oh, ce l'ha già, ma è così timido. Sta sempre sul viale, nascosto dietro l'edicola dei giornali. Ho capito qual è, lo vedo spesso quando vengo qui. Senti, faccio una cosa, vado giù, faccio la sua amicizia, porto su anche lui, Ma no, no, no! Ma sì! Da oggi in poi potrò venire in questa casa quando voglio. Come quando vuoi? Devi sapere che qua a Torino, per le feste della gran madre, fra i tanti prelati che verranno, ci sarà anche mio zio, fratello di mia madre, che è vescovo a Roma. Vescovo! Sì, sì, ho capito. Vescovo! E io sono il suo unico nipote. Ma perché mi guardi così? Ti giuro che è la pura verità, non mi credi? Eh sì, ma... Ma dimmi, dimmi piuttosto, tu mi vuoi bene? Oh sì, tanto. E allora dammene una prova, Berta. Giorgio mio! Berta, arrivano papà e mamma. Ah, mio Dio, povera me. Che bello. Ma dove può andare? Si nasconda, presto. Su. Io? Ma sì. No, io sto qui. Ma no, perché? Sai cosa pensavo, Luigi? Abbiamo fatto un affarone. Prendere in affitto quel cameriere dalla tappezzeria là. Ci sarà comodissimo. Buongiorno. Buongiorno. Ma chi è, dico? Mai visto. E con il cavalier Giovanni Galletti che ho l'onore di parlare. Galletti, senza cavaliere? Ma lo sarà prestissimo. E questa è la sua gentile signora? No, è mia moglie. Molto lieto. E lei chi è, scusi? Io sono Giorgio Catelli del comitato festeggiamenti per le feste della gran madre. Come? Lei è... La gran madre? No. Dico, è un festeggiamento, un alloggio. Si accomodi, signor Catelli. Ah, grazie, grazie, cavaliere. Sì. Beh, il motivo della mia visita vi sarà chiaro. Ne stavo parlando adesso con le signorine. Sì, sì. Queste sono le mie figliole. Ah. Questa è Renata. Complimenti, complimenti. E l'altra è... Berta. Berta. Ma che modi sono questi di presentare? Berta, oh, Berta, che nome grazioso. Si riaccomodi. Ah, sì, sì, grazie. Sì. Come dicevo, il comitato si sta interessando di trovare l'alloggio per gli ospiti che verranno qua a Torino. E io sono venuto qua da voi appunto per questa... Qua, ci siamo, eccoci qua. Che roba, non ne posso più. Mi ha fatta trottare come una bestia. Sono stracco come un asino. Oh. È arrivato lo zoo. Permette, le presento mio fratello, povero uomo. E sua moglie, povera donna. Piacere.
Molto lieto. Grazie tante. E ci siamo fermati per vedere i preparativi per i festeggiamenti. Ma porco can, marcia che ti marcia, mi sono venute tre cipolle in un piede. Sfido io, questo qui si è fermato un'ora davanti al Duomo per vedere a tirar sul tappeto. Ah, anche loro congressisti, eh? Ah, sì, signore, abbiamo la nostra brava tessera in regola, sa? Ce l'ha data il parroco del nostro paese. Visti? Diglielo un po' che faccio parte delle figlie di Maria. Beh, come figlia di Maria è già un po' anzianotta. Ma sempre figlia di Maria, eh? E lui è figlio di Giovanni. Bravi, bravi, bravi. Beh, un giusto riconoscimento, dovuto alla vostra abilità, alla vostra intelligenza. Ah, ma non è mica per la nostra intelligenza, sa? No, no, è solo perché noi abbiamo più soldi degli altri. Senti, e allora? Stavamo parlando di cose importanti. Ma più importante dei soldi che cosa c'è? Senti, ascolta, Trichetto, mettiti seduto. Fallo star zitto. E siediti lì, sta zitto. Guarda che ti arriva un viva l'amore che te ne accorgi, eh? Si vuole riaccomodare. Ah, sì, sì, grazie, grazie, cavaliere. Sì, dunque, se vuol continuare, signor Catello... Ah, sì, 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 certo, certo. Sì? Dunque, io stavo dicendo che la... E che stavo dicendo? Ma dico, se non lo sa lei, scusi, No, ti ho perso il filo. Hai visto che gli hai fatto perdere il filo? Eh beh, ma adesso lo trova. Ah, sì, 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 sì. No, no, ecco, dicevo che il comitato, facendo assegnamento sulle famiglie benestanti, ha naturalmente pensato subito anche a lei. A me? Cavaliere, si sa benissimo, vero, che lei, con la sua abilità, è riuscita a creare il benessere morale e materiale della sua famiglia. Beh, insomma, signor Catelli, noi facciamo quello che potiamo, guardi, né più e né meno. No, 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 cavaliere, diciamocelo pure, il nome di Galletti è ben noto. Oh, monsieur, sono Galletti anch'io, eh? Anch'io mi chiamo Galletti, diglielo un po'. Ma se sono Galletti io, lo sei anche tu, no? Vabbè, ma quello sta a sedere lì. Stai zitto, guarda che arriva. Signor Catelli, noi abbiamo già messo una stanza a disposizione dei forestieri. Ah, sì, sì, questo lo so, sì, me l'hanno già detto al comitato. Anzi, anzi, la persona degna di abitare in questa casa già è stata scelta. Ah, scelta? Sì, sì, io sono venuto qui appunto per comunicarvelo. Benissimo. Si tratta di Sua Eccellenza Monsignor Saverio Tavernari, vescovo presso la Congregazione dei Riti a Roma. E io sono suo unico nipote da parte di madre, che è sorella del vescovo. Cosa? Lei è vescovo? Ma no! La mamma! Dico, la zia! Insomma, sono parenti, si conoscono. Ecco, sì, una cosa del genere. Sì, io sono felicissimo, ma un po' preoccupato. E perché è preoccupato? Ecco, vede, noi non siamo molto pratici di come si debba trattare un vescovo. Sa, per via del cerimoniale, queste cose. Cavaliere, lei non deve assolutamente preoccuparsi. Non mi preoccupo. No, basta che ci sia una bella camera per lui. Ah, una camera, ecco. E magari anche un salotto che possa servirgli così da studio. Ecco. Beh, magari in un'altra camera, tante volte dovesse venire qualcuno a trovarlo. Ecco, poi un'anticamera, un bagno e uno spogliatoio, per lui basta. Nient'altro, insomma. No, no. Beh, vorrà dire che quando arriva lui, andiamo via noi. No, non è necessario, no. Ah, una cosa importante, questo sì, il vitto. Come facciamo per il vitto? This one in. Che cos'è il vitto? Il cognato del mangiare. Se è per quello, non si preoccupi, pago tutto io. Anzi, se vuol fermarsi a mangiare anche lei, si fermi. Ma già gliel'avrei detto io, no? Ah, beh, allora sì, grazie, cavaliere. Senz'altro, senz'altro, cavaliere, signora, signorine. Berta? Sì? Metti il signore alla porta. Sì, papà. Senti, è proprio vero tutto quello che hai detto? Ti giuro che è la pura verità. Berta. No, no, no. Buongiorno. Cavaliere, allora ci vediamo più tardi. Senz'altro, lo aspetto a mangiare. Tagliatelle con tartufi. Grazie, ci conti. Arrivederci. Arrivederci. Oh, ma chi è quel bel giovanotto? L'ho visto subito. Forse lo sapessi. Da noi viene niente meno che un vescovo. Quasi arcivescovo, eh? Figurati che ha una carica così alta a Roma, ma così alta... che tratta con il Papa, come io tratto con questa qui. Sì, ma con un po' più di maniera, eh. Sai cosa pensavo, Luigia?
Che il vescovo lo potremmo accomodare in questa stanza? Sì, lì. È già bravo tu, e noi dove andiamo? Ma ci penseremo, ma bisogna adattarsi. È naturale, bisogna adattarsi, ma duma là, ma dis Giovanin. Dimmi. Ma ci pensi a quando leggeremo sul giornale? Sì. In casa Galletti è ospitato il vescovo Taddeitali. Urca! Il vescovo ha mangiato in casa Galletti. Il vescovo ha fatto i suoi comodi in casa Galletti. Che soddisfazione! Una soddisfazione che paghiamo noi, però, quella, Guarda, tu in quello lì non c'entri niente, quindi stai zitto. Cosa io non c'entro? Io sono tua moglie, sai. Ma va là, tu sei Galletti per combinazione, Galletti son me. No, la padrona sono io, non tu. E ma i pantaloni li porto io. Ma che sei un villano. Va giù. È proprio una contadina, Ma dico, non faranno mica queste scene davanti al vescovo, spero. Ma io non lo capisco, lui così volgare, io così signore. Io di fronte a lui mi sento blu, ecco, tutto blu. Signora, sì. C'è di là un prete con un biglietto. Ma che è il vescovo? È il vescovo? È un vescovo? Ma dico, ma io non lo so. Ma non hai visto, non hai guardato come è vestito? È tutto scarcagnato. Ma insomma, dico, senti come parla. Ma cosa vuoi che sappia? Ma dai, cammina, valla a ricevere. Muoviti, corri. Voi mettetevi a posto, mi raccomando, un bel ricevimento, non mi fate fare brutta figura, faccia in dentro, petto in fuori. Ma pensa alla tua. Si accomodi. Buongiorno. Disturbo, forse, scusi. Chi desidera, reverendo? La famiglia Galletti, ma... Forse ho sbagliato, no? No, venga pure avanti. Grazie. E scusi tanto, chi è che la manda? Il comitato degli alloggi. Sì. Si è appena arrivato a Torino. Mi sono recato dal comitato perché loro ci danno l'indirizzo delle famiglie che ospitano. Buongiorno. Buongiorno. E allora loro mi hanno dato questo indirizzo perché a me mi occorre una cameretta da scapolo. Perché sono scapolo. Sono solo. E han detto famiglia Galletti, sì. Via Somma Campagna. Sì. Ma sicuro, sono stata io ad offrire la mia cameretta. Oh, grazie. Ma sa, quando ho visto il portone di casa e lo scalone di marmo, buongiorno, ho già salutato, né? Sì. E loro ho detto, questo è addirittura un palazzo... Mi sono sbagliato, domando scusa, vero? Scusi tanto, reverendo, ma lei da come parla? È torinese? No, piemontese. Ah. Ed è parroco? No, oh sì, magari. No, sono un semplice prete fluttuante. Come fluttuante? Sì, come la lira. No, dico, non c'ho parrocchia. Ah, ecco. No, io sto su a Piedimonte. Sto a Piedimonte con la mamma. Con la mamma? Con la mamma? Sì, sto con la mamma. E allora, quando nella vallata ci sono le feste patronali o le visite pastorali, sì. Allora, mi chiamano e io organizzo un po', sa, c'ho un po' di faccia di tolla e un po' di cerimoniale che conosco. A lei conosce il cerimoniale? Sì, ma un cerimoniale campagnino, E adesso è qui per le feste, vero? Sì, sono venuto per le feste. Oh, ma alle funzioni religiose penso di andarci il meno possibile. E perché? E cosa vuole un povero prete di montagna lì in mezzo a tutti i vescovi, i monsignori, i cardinali? Non ti guardano? No. Ti danno gli spintoni? No, dico. Ti rompono il parole? Oh. Ma no, dico. No, e poi sa, dai superiori è sempre meglio stare alla larga. Sono venuto per rivedere Torino, che era tanti anni che non... È cambiata. È cambiata. Di questa stagione deve essere un paradiso. Ho capito. Lei vuole divertirsi? Divertirmi lecitatamente. C'ho la tessera da congressista. Ma non c'è bisogno. C'ho anche il distintivo. Ma per carità. Glielo faccio vedere. Ma reverendo. Sono piuttosto pignolo. Scusi, Metier, grazie. Lui si accomodi, padre. Questo prete capita a proposito. Ci aiuterà a ricevere il vescovo. Già, e può portare a spasso Matilde e Dionisio, così non stanno in casa. Ma niente parlare del vescovo. Vuol stare alla larga dai superiori. L'ho capito. Reverendo, si apre? Non scatta. Ah, non scatta. Non scatta. Vede? Fa tra, ma non si... Sa che delle volte la voglio chiudere, è già chiusa.
Le volte la voglio aprire è già aperta. Ecco, voglio regalare un'immagine alle... No, questo è il totocalcio. Ma lei gioca, reverendo? No. Se si potesse guadagnare vorrei far tirare su un muretto dove i ragazzi giocano al pallone perché va sempre giù nel fiume, allora, ma se no bisogna comprarne un altro, fare la colletta. Ecco, voglio un'immagine a lei. Grazie. E un'immagine a lei, ecco. Che santo è? Questo è San Francesco, è scritto. Eh già, San Francesco benedice gli uccellini. Non l'avevo mai letto. E l'altro chi santo è? Questo è il nostro, San Calisto. Ah, un santo nuovo. No, abbiamo la cappelletta a Piedimonte. Ah. San Calisto è a Piedimonte. Calisto, Piedimonte, Calisto. Non capisco. Mi dà il paracqua, per favore. Grazie. Domando scusa, vero, se ho disturbato e vado perché... Ma reverendo, noi non abbiamo nessuna difficoltà a tenerla in casa. Ma perché loro sanno, non mi conoscono, mi credono un galantuomo. No, dico, posso spendere poco. Guardi che da noi gli ospiti sono sacri e inviolati come al tempo del Cosoli, del Medioevo. Del tempo di Eva. Sì, ma sa, la casa mi pare troppo di lusso per me. Non e alloggiati gratis. Gratis? Non vorrei disturbare. Ma cosa dice mai? Mia sorella le darà la sua stanzetta. Ma volentieri, trattandosi di un sacerdote, lo faccio più che volentieri. Ma grazie, signora. Prego, signorina. Si vede. E adesso mia sorella va di là, leva la sua roba e lei è a posto, vero Ursula? Vado. Grazie, grazie. Allora vado a avvisare il comitato degli alloggi che mi fermo qua. Ma aspetti, e che premura c'è? No, è meglio che lo sappiano, se no dopo ma mandano un altro, perdo il posto. Ma andrà. No. Dopo aver mangiato. Perché si mangia anche. Certo, non la lasciamo mica a digiuno. Non vorrei disturbare troppo. Ecco, ho lasciato solo la roba del comò. Oh, stia tranquilla che io non tocco niente. E io adesso dove posso andare? Nella stanzetta di Teresa. E Teresa? Andrà nella stanza del guardaroba. Oh, ma mi dispiace che do tutto questo travaglio. Ma per carità, lo faccio molto volentieri. Se lo fa volentieri mi fa piacere. Oh, più che volentieri. Quella è la sua stanza. Se vuole andare di là a darsi una bella rinfrescatina. Sì, ne ho bisogno. Bene. Una bella lavadina, una bruciadina. Sì, perché ho fatto in bicicletta, sa, da Piedimonte a Macugnaga. In bicicletta? Sì, si è rotta. Si è rotta. Poi sono salito sopra un'automobile. Sì. Insomma, è meglio non parlarne. E poi invece in treno da Varallo sino a Torino. In seconda? Seconda, che è sempre la terza. Hanno cambiato solo il numero, ma il vagone è sempre quello lì. Era pieno di gente, viaggiano tutti viaggiano. Dove vanno? Ma hanno spinto dentro perché era tutta brava gente, andavano al mercato. Avevano le ceste delle galline, le uova, i formaggi. Oh, brava gente, mi hanno fatto il posto. Volevano anche offrirmi la colazione. Oh, ma io ho accettato. E tutti i fratelli in Cristo. Ma un odore in quel vagone. Non mi sono presentato. Galletti, Berta. Ah, Berta, piacere. Galletti e Renata. Renata e Berta. Io sono Don Felice Cavagna, la signora... Galletti Luigi. Galletti padre. Ah, la famiglia Galletti. Il pollaio al completo. Oh, quante uova! Con permesso, allora. Vado di là, quella è la camera. Sì. Tanti ringraziamenti. Sono stato proprio fortunato. Trovare una famiglia come la loro, una casa come questa qua. Potevo anche capitare in quelle case dove poi alla notte succedono, sa?
Dico, potevo capitare anche in quelle case dove la notte poi succedono... Sa, lei legge le croniche? Sì. Se legge le croniche dei giornali c'è sempre scritto. Sì. Stanotte in quella casa è successo che il marito ha trovato e se mette patine e patine, sa. E poi vengono i giornalisti, vedono me, lo fanno a porta, Vedono me e l'indomani sul giornale scrivono... Ah, ah, ah. C'era anche un prete. Allora... Vado di là. Sì. Poi torno di qua. Vado di là e dico, grazie, tanti ringraziamenti ancora. Buone feste, buona parte, è già passata. Le do poi un'immagine anche a lei, Oh, grazie. Tanti ringraziamenti. Oh, che piacere che... E tutto gratis? Tutto gratis. Non vorrei disturbare. Che fenomeno! Sarebbe capace di farmi cambiare le mie idee. Senti un po', ma perché Orsola deve andare nella stanza della serva? Ma perché se arriva un vescovo avrà un prete vicino che potrà servirlo. Poi sai, Orsola soffre di sonnambulismo. Già! E non domani comincia a camminare per il corridoio in camicia da notte, la vede il vescovo, pa! Gli prende un accidente. Oh ragazze, mi raccomando, Ospiti di riguardo, pranzo di riguardo. Io vado a preparare la mia specialità. Sì, sì. Un momento, vengo anch'io, no? Sì, dai. Oh, aspettate, aspettate, non fate confusione. Sì, sì, andate a preparare la vostra specialità. Piselli ripieni. Per fare bella figura, quanti soldi e quanti sacrifici deve fare mio fratello, povero uomo. Che traffico, e camion, le macchine, non puoi mica dormire lì dentro. Stai calmo che tanto ci cambiano stanza. Già, chissà dove ci metteranno adesso. E tu stupido, paga sempre per tutti, vedrai poi la bella ricompensa. Capirai, le circostanze sono queste qui. Ma va, circostanze, tutto perché noi non conosciamo gli usi dell'alta stocrasia. Cosa? Non conosco gli usi io? No. Ma li conosco meglio ma di loro. Ma va, che non li conosce, l'hai detto. Oh, meno male che ho trovato una bottiglietta di benzina. Mi sono dato una pulitina perché sono sempre pieno di fritelle, di padelle. Certe medaglie delle volte, tante di quelle medaglie, chi è che mi premia, mo? Si vede che mi appoggio e non me ne accorgo. Bella casa, bella, bella. Guarda, un prete, vescovo non mi pare. Che sia il cautelario. Oh, buongiorno. Sono di casa anche loro, sì? Sì, io sono Galletti. Ah, un altro Galletti? E sono il fratello, quello più vecchio, quello che ha i soldi. Oh, tanto piacere allora. E io sono sua moglie. Oh, piacere anche per lei. E così è arrivato. Eh? E dico, è arrivato. Io sì, sono qui. Ma lei non è il cautelario? Cautelario? No, caudatario vuol dire. No, sì. Allora neanche vescovo. Se nasco un'altra volta, forse, ma non c'è pericolo, Allora non è arrivato il vescovo. Quello che aspettiamo noi. Come loro aspettano un vescovo? In questa casa deve arrivare un vescovo? Oh, ma non me l'ha mica detto il padrone di casa. Ho capito, lei è qui per ricevere il vescovo e fare il cerimoniale. No, il cerimoniale vuol dire... No, non sono mica qui per... Oh, che peccato, io che voglio stare lontano dai superiori, capito proprio qua. No, mi spiace per la casa perché è bella, ma... No, non è meglio perché poi so come va a succedere. Con permesso, Ma va via! No, scappa, fuggo. Si accomodi, vada a dire che è arrivato. Ma dillo soltanto alla signorina Berta. Alla signorina Berta, Solo alla signorina Berta. Ho capito. Ne conviene.
rovina delle belle quella lì, sempre lei. Signori Galletti. Oh, grazie, ben gentile. Tò, t'ha portato i fiori. Grazie, grazie. La invito in campagna. Lei. Sì, io. Ben arrivato. Grazie. Scusi, sa, ma la mamma è occupata di là. È meglio, no, se è occupata di là, la mamma. E loro come stanno loro? Loro chi? Ah, loro noi. Ma da quando è andato via lei, che è poco, noi stiamo benone. Benone. Buongiorno. Ma dove va? Vado via, sa. Ma chi è? E Don Felice... Cavagna, piacere. Ma papà desidera che sia nostro ospite. Ma suo papà non vi ha mica detto che loro qui aspettano un vescovo. E che male c'è? Sua eccellenza l'avrebbe vista molto volentieri. E poi lei sarebbe stato molto utile a noi con i suoi preziosi consigli. E avrebbe fatto compagnia al vescovo. È ben quello che non mi garba. No, è proprio quello che ci vuole per noi. Ah, sì? Reverendo, lei permette che io le dica due parole a quattro occhi? Sì, sì, dica pure, sa. Tanto oramai io qui sono il povero Cireneo. Dica pure. Porta via gli zii. Sì. Prego, prego, reverendo. E allora noi intanto passiamo di là, eh? Zio, andiamo? Sì, sì. Vieni, sì, su. Sì. Zia, vieni anche tu, no? Sì, vengo. Fa presto. Subito, sì. Ma che peccato Don Cavagna che non si ferma. Sono aspettato, non mi ricordavo più. Avanti, là. E si fermi almeno a mangiare, no? Abbiamo certe tagliatelle con tartufi che... sono il non plus ultrica. E si fermi a mangiare, no? E poi va con comodo. È di casa anche lei? No, io sono il nipote di Sua Eccellenza Reverendissima che deve abitare qui. Arrivederla! No, aspetti! Aspetti. Capirà che mio zio proverà molto dispiacere nel sapere che lei è scappato. No. Io non scappavo. Me ne andavo alla chetichella, ecco. Mentre invece, stando qui vicino allo zio, lei avrà tutto da guadagnare per la sua carriera. Io? Sì, perché... guardi, senza offesa, ma mi pare che ne abbia bisogno. Oh sì, di bisogno ce n'è fin troppo se è per questo. E allora approfitti dell'occasione dal momento che è capitato come il cacio sui maccheroni. Guardi, prima la signora l'ha parlato di tagliatelle con i tartufi. Ma se lei ci aggiunge anche il cacio sui maccheroni, non è più carità cristiana, né questa? Beh, poi capirà, mio zio si troverà a disagio qui. Sì, in mezzo a tanta gente che non conosce, che non ha mai visto. Ma anch'io non lo conosco, non l'ho mai visto. Mentre invece, se c'è qualcosa che non va, interviene lei. Io? Sì, con il suo tatto, con la sua abilità, con la sua furberia, con la sua intelligenza. Perché lei è lei. Lei mi sta dando una bella lustratina, lei, Poi guardi che se mio zio la prende in simpatia non la lascia mica più, E ben questo che non mi garba, no. E poi io non lo conosco, sa. Può darsi che sia un tipo molto severo, di quelle che ti fanno trottare tutto il giorno dietro a lui. Mi accompagni in Duomo, e io... Mi accompagni da quella famiglia, e io... Andiamo a fare due passi fino a Superga. No, guardi... Scusi. Ma che figura farebbe con questa brava gente? Questo sì. Mandato subito la camera, sa. Vede. Oh, sì. Ma poi, reverendo, mi scusi, ma lei qui dorme bene, beve meglio, mangia... Se lei sapesse come si mangia in questa casa... Sì. Dei piatti di tagliatelle, così. Lei qui si siede a tavola, calmo, tranquillo.
No, grazie. Lei mi prende dalla parte del cuore e non posso dire di no. E poi le sarei tanto grato anch'io. Anche lei perché? Perché voglio tanto bene a... A chi? A mio zio. Ma il fatto lì del cerimoniale che mi... Allora siamo d'accordo, no? Siamo d'accordo. Momento, io ci provo. Io ci provo. Se vedo che tutto funziona, mi fermo. Se succede qualche cosa, prendo il 2 di coppe e me ne vado, sa. Cosa prende? Il 2 di coppe. Conosce i tarocchi? No. Guardi, c'è il bagatto. Cosa c'è? Cosa c'è? C'è la matta. Lei batte bagatto. Se lei... Quando io c'ho in mano, lei... non batte niente. Se mi fermo qua, glielo faccio io. Glielo spiego, eh? Niente paura, reverendo. No. E faccia presto, perché tra poco si mangia... È un birichino, lei, eh? Si mangia... No. E allora? Allora tutto fatto, tutto a posto. Oh, sì, tutto fatto, tutto a posto. Io tremo solo al pensiero che arrivi questo tuo zio. Ma no, mio zio è l'uomo più buono di questo mondo. Mi vuole bene come a un figlio. Vedrai che farà la nostra felicità. Ma tu piuttosto tu mi vuoi bene. Oh sì, tanto. E allora dammene una prova, Berta mia. Giorgio mio. Opla. Dica, giovanotto, dica, venga un po' qua. Dica un po'. Non farà mica parte del cerimoniale anche questo strafugnamento, eh? No, perché guardi che qui, fra le funzioni in chiesa e questi quadretti in casa, finisce che io porto il moccolo tutto il giorno, sa cosa? Venga, reverendo. Venga, andiamo a mangiare che è pronto. Non vorrei disturbare. Venga, sente che profumino. Oh. Prego, si accomodi. Forse così va bene. No, un po' più di... Ma più per là. Ma cosa fai? È sempre la solita cretina. Scusi tanto, sa? È la solita. Ecco. Arrivederci. È mia moglie. Vengo, Luigina. Vengo. Cara, carissima. Venga avanti. Adesso vado ad avvertire i padroni. Sì. Ah, senti. Come ti chiami tu? Teresina, bellissimo nome Teresina. Io sono il nuovo cameriere, sai? Bene, così mi darai una mano. Una sola? Ma anche tutte e due? Ma sei scemo? No. Guarda che io ti do uno schiaffo, sai? Ah, ma allora sei pure permalozza, sei. Scusa, I signori hanno finito di mangiare? Sì, da un bel po'. Beh, allora va e avvisami che sono arrivato io. Giù le mani da lì, sporcaccione. Ah, che ti... Senti Gigi, polpette squisite, polpette meravigliose, ma ne ho mangiate 32, non ce la faccio più. Oddio mio. Ah,
Chissà quando arriva Sua Eminenza. No, 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 non dica mica Eminenza, dica Eccellenza. Eminenza si dice solo ai cardinali. Non è mica cardinale. Beh, se era cardinale era meglio. Ma che stupido, diventi peggio di tuo fratello. Ma a proposito, dove sono? Sono andati a fare il solito sonnellino del dopo pranzo. Ma dico mica in quella stanza. Oh, no, no, sono andato in guardaroba. Ah. Lei, Don Cavagna? Don Cavagna? Non doveva portarli a spasso? Sì, ma è che dovrei ancora prendere il caffè, se non disturbo. Ha ragione. Eccolo che arriva. Oh, grazie, grazie. Ma chi è, dico? Sono il nuovo cameriere, signore. Mi ha mandato la tappezziera. Ho capito. Girovoltate un po', dico. Prego? Girovoltate. Ah, sì, sì, subito, signore. Figurina snella, agile. Sì, grazie, è molto gentile, signore. È da tempo che fate il cameriere? No, no, signore, poco, anzi, pochissimo. Ah, sì? Sì, sì, perché prima facevo il coiffeur pour dames. Ah, ho capito. Cosa facevate? Il coiffeur pour dames, signore. Coiffeur pour dames. Il parrucchiere. Ma questo l'ho capito. Era Damez che non avevo capito. Sì, ma per poco anche quello, sa. Perché un giorno un cliente, un signorone molto originale, vero, che aveva la sua signora e quattro figlie, la miss delle signorine, la cuoca e la segretaria, mi fece la proposta di andare con lui come cameriere con l'obbligo però di barba e capelli per tutta la famiglia. Cosa vuole? Con la moda dei capelli corti aveva capito benissimo che sarebbe stata un'economia, no? E così io scopavo, servivo in tavola, facevo tutti i giorni la barba al signore e ai servitori, ondulavo e pettinavo la signora, le signorine, la miss delle signorine, la cuoca, la zia, la cameriera, la segretaria, tutti quanti, sa, un lavoro da matti che non le dico nemmeno il tempo di prendere fiato. Lo riprendo adesso, ah. Che l'ha fatto mancare a me. Mi ha fatto rivoltare le polpette. Mamma mia. E così, signore, mi sono messo subito in libertà. Quasi quasi lo prendo fisso. Benissimo, così è la volta che mi faccio fare la messa in piega tutti i giorni. Fai il parrucchiere. Sì, sì. Se avesse due minuti di tempo. Don Cavagna, se ha bisogno, senza complimenti. Uh-huh. No, no, no. Ma senza complimenti. No, no, è solo per dare una rinfrescata al centralino. Allora potete prendere servizio subito. Sì, signore, quando vuole vado a casa, prendo la marzina e torno subito. Però mi raccomando, da questo momento esprimersi bene in italiano. Capisco, per voi è un po' difficile, ma io ci tengo. Signore, si vede benissimo che lei non mi conosce. E non ti conosco. Oh, perché vede, signore, sì? Quando parlo italiano io, tutti mi domandano se sono di Siena. Ah, ecco. Se sei? Se sono di Siena, signore. Ah, Siena. Siena, dov'è Siena? Nella Val d'Aosta, penso. Eh beh, ha ragione, perché io quando parlo questo non lo capisco. Come hai detto che ti chiami? Gazzozza. Ah, oh, Gazzozza, adesso capisco. Si vede che gli è rimasta la balletta lì. Simpatico. Allora andate a casa, prendete la Marsiglia e tornate. Sì, sì, vado e sì. Con permesso, vado subito e torno subito, con permesso. Simpatico l'esilino, eh. Peccato che parla con lo zigo zago. La signora Marisa. Ma no, ma no, niente annunci. Mi annuncio da sola. Care ragazze, mantenuta sì o no la mia promessa? L'ha mantenuta. Berta cara. Cara. Renata. Che piacere. Anche lei, signora Luigia, qua un bel bacione. Ah, ma sa che la trovo proprio bene. Oh, lei poi, signor Giovanni, complimenti. Non mi dica. Ah, sì, ma sa che sembra proprio un giovanotto. Sì, anteguerra. Mi fermo 3 giorni, sapete? Sì, 3 giorni soli e poi ritorno alla mia bella Genova.
Solo 3 giorni, oh, pochi, vero Giovanni? Pochissimi. Permette, le presento Don Cavagna, nostro ospite. Bontà sua. No, dovere. E non sarai solo, perché avremo ospite anche un vescovo. Un vescovo? Sì, sì. Niente meno. Sì. E quando arriva? Ah, verrà a dirmelo suo nipote. È giovane? Il vescovo. Ma no, parlavo del nipote. Boh. No, piuttosto vecchio. Non li dimostra, ma deve avere i suoi anni. Figurati che si tinge i capelli e deve avere la dentiera. Ma chi? Il signor Giorgio? Sì, sì. No, è un bel giovanotto il signor Giorgio. Ma Don Cavagna, che cosa dice? Sì, Don Cavagna, la prego. Ma allora, con tutta questa gente, spero che non mi manderete via. Ma cosa dice mai? Mandare via lei? Ma io mando via tutti. Sì, sì, ci fa per dire, ecco. Lei occupa il primo posto. Grazie. Sì. Ma dove la metti, papà? Sai, cara, non t'aspettavamo. C'è la mia camera. Oh, con lei? No, non so, con me, no, dico, ci cedo la mia camera. Ma Don Cavagna, no, lei deve essere vicino al vescovo, vicino. Sì, sì, lo so, attaccato come un francobollo, lo so. E allora, cara Marisa, bisogna che si adatti a stare con le ragazze. Oh, ma volentieri, sì. Sai cosa pensavo, Luigia? Potrebbe dormire con te. Io per questi giorni arrangio un albergo. No, caro, no, tu resti qui con me. Come mi ama. Con le ragazze, oh, ma più che volentieri. Vero, Berta? Ah, felicissima. Visto? E allora se vuole accomodarsi di là a far colazione? Ah, a dir la verità non ho ancora mangiato. Oh, ma non vorrei disturbare. Oh, consideratemi pure una di casa. Ma anche quelle di casa mangiano. Luigia, andiamo a preparare qualcosa di buono per la signora Marisa. Ragazzi, anche voi, avanti, in movimento, sbrigatevi. Teresa, le valigie della signora Marisa. Ah, ma come siete simpatici. Allora io vado da quella parte. Si accomodi pure. Don Cavagna? Don Cavagna? Uè, che? Don Cavagna, viene anche lei? Si mangia un'altra volta? Ma senta, lei è meglio caricarlo che riempirlo, è così. Guardatelo, appena vedo una donna. Ma sì, facevo gli onori di casa. E allora vieni con me a fare le cose. Don Cavagna, dica la verità. Quella Marisa non le sembra che sia un po' fraschetta? Fraschetta? Oh, non so cosa voglia dire. Ma come non sa? Basta darle un'occhiata. Sì, sì, ma io non ce la do mica, sapete, un'occhiata. Chissà se mangiano. Prego, signori, si accomodino. Dai, vieni avanti. Prego. Ma lei chi è? Io? Sono il nuovo cameriere, signore. Arrivato di fresco di fresco. Mi chiamo Gazzozza. Per gli intimi, Gazzozzino. E chi devo annunciare? Ah, no, non c'è bisogno di annunciare. Basterà dire alle signorine che ci sono 2 persone che vorrebbero parlare con loro. Sì, subito. Solamente alle signorine? Solamente alle signorine. Solamente alle signorine. Je comprime, sì. Vado di tutto suite. Di tutto subito. E Alberto, hai visto? Alberto, dove sei? Alberto! No, no, guarda, non me la sento. Non c'ho il fisico, capisci? Non c'ho il fisico. E poi se arriva tuo zio. Ma mio zio lo sa benissimo che voglio bene a Berta. Lo sa? Ma certo. Se ha accettato di venire in questa casa è proprio perché vuol conoscere la ragazza, vuol vedere la famiglia. Ah, niente di più facile che si presenti in incognito. In incognito? Ma credo, poi chissà quando arriva. Signori, tutto fatto. Sono qui che vengono. Solamente le signorine. Le signorine. Je mangé la folie. Ho mangiato la foglia. Ah, ma non mi scappa. Che tipo, eh? Lui! Io no, è stato lui! L'altro! Ehi, signorine, ma non ve l'avevo detto che per amore o per forza avrei portato su questo mio vecchio amico che ho conosciuto questa mattina? Ma come vi siete permesso? Vi prego di credere che è stato lui. Ma se capita il papà o la mamma? Ah, non ti preoccupare, penso a tutto io. Lo presento come reporter giornalista. Ma se lo zio vescovo viene a sapere che tu vieni qui per me, ma Giorgio... Quando lo zio vescovo ti avrà conosciuta, ne sarà felicissimo. Beh, allora, signorina, non mi ringrazia che le ho portato Alberto in casa? Sì, grazie. Oh, sì, grazie. E siete contenti? E allora avvicinatevi. E tu, salutalo. Ciao. Ciao.
E se tu vuoi la tua Renata, il bene che voglio io alla mia Berta, fa come faccio io. Berta mia! Giorgio mio! Renata mia! La... Io arrivo sempre al momento giusto, eh? Non prima né dopo, proprio là. Ma sa, Don Cavagna, noi eravamo qui che si... Sì, sì, ho visto che cosa eravate qui a fare. Ah, ce n'è un altro. Poncio! Eh? Poncio! Ha perso la voce? Buongiorno. Spuntano come i funghi qui in questa casa, no? Ma Don Cavagna, tanto lei lo sa che noi ci vogliamo bene. E poi che male c'è? Oh, per carità, poi io sono di passaggio, né? Non preoccupatevi. Oh, ma lei è qui? Ma signor Catelli! Cavaliere! Nessuno mi ha avvisato, ma allora è inutile avere due domestichi. Oh, non si preoccupi, siamo arrivati proprio adesso. Sì. E poi ci ha accolto quel simpaticone di Don Cavagna. Che faccia di tolla che c'ho quello lì. Benissimo. E il signore chi è? Alberto De Bernardi, mandato dall'Osservatorio Romano, che è l'organo del Vaticano. Ah, lui c'ha l'organo in Vaticano. Molto bene, suona lì, insomma, sì. Alberto, dai una copia del giornale al cavaliere. Guardi, cavaliere, sì? Se permette. Legga. Qui ci sono tutti i nomi delle persone che si sono distinte nelle odierne feste di Torino. Benissimo, il mio nome dov'è? Oh, il suo non ancora. Non ancora? No, dopo. Ah, dopo? Dopo aver ricevuto in casa un vescovo, allora ci sarà il suo nome sul giornale. Ma troppo onore! Ma a proposito, notizie di suo zio? No, ancora niente. Meno male, eh? Però penso, tornando a casa, di trovare una lettera o un telegramma. Anzi, se lei permette, cavaliere, io ritorno. Anzi? Posso tornare anch'io per prendere nota dei nomi, per gli appunti, sa, gli articoli, soffietti. Soffietti? 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 Senz'altro venga anche lei. Grazie. C'è la signora Marisa che ricerca. Ah, ma siete qui, siete! Io vi cercavo e dicevo, ma dove sono andati a finire? Finalmente vi ho trovato. Sì, volevo salutarvi. Volevo salutarvi prima di uscire a fare alcune spesucce. Permette? E le presento il signor Giorgio Catelli, nipote del vescovo che ospiteremo. Fortunatissima. Molto lieto. Giovanotto chi è? Ah, è quello che fa l'osservazione ai romani. Permette, mia moglie e mia sorella. Piacere. Mia moglie è quella senza baffi, eh? Anch'io, molto lieta. Sì. Oramai i giornalisti si trovano un po' dappertutto, eh? Permette? Marisa Lisi, buona amica di famiglia, venuta a Torino per la circostanza. Cielo! Oh, non vi dispiacerà vedermi fumare qui dove sarà la dimora di un vescovo? Ma no, continui pure. Noi le diamo la soluzione. Vero, Don Cavagna? Sì, in extremis. Assoluzione completa. Trattandosi poi di una così bella... Signora o signorina? Vedova, è vedova. Vedova? È vedova? Sì. Permette. Ma allora permetta. Così giovane, così vedova. Ma allora è un trattamento vedovile. Mi permettono? Scusi. Vieni con me. Vieni qui, Luigina. Don Cavagna, guardi come fa la civetta per farsi dire che è giovane. Antipatica. No, non è antipatica. Cosa? Piace anche a lei adesso? No, beh sì, a me non deve piacere nessuno. Ah. Poi non ci vedo neanche bene. Non... Oh, scusi. Ma adesso che ci penso bene, ma io non ho degli abiti adatti per delle cerimonie religiose. Cosa ne dice lei, Don Cavagna? Certo che la sua sottana è un po' più corta della mia. Oh, capirà, reverendo, che davanti alla moda bisogna abbassare un po' la testa a tutti. Io non occorre mica abbassarla, sa. Si vede abbastanza tutto lo stesso. Beh, noi rinnoviamo i saluti. Vengo anch'io, sì. Voglio vedere tutti i preparativi. Ah, mi hanno parlato di una illuminazione fantastica. Fantastica, tutta al nylon. Ma quella sarà la sera, cara. Ah,
Ma allora vengo anch'io. No, caro, no, tu stai qui e sì, devi stare qui sì. Perché se arriva il vescovo, chi lo dice? Ma che ci sei tu? Ci sono le ragazze, c'è Don Cavagna. Veramente io dovrei andare a fare due passi. Anche noi! Così facciamo la processione prima del tempo. Sempre spiritoso il signor Giovanni. Bene, allora in marcia, scortate di pesa da due bei giovanotti. Ha detto due? Anzi, tre. Ha detto tre. Fante cavallo a tre. Buon divertimento a tutti. Che casa. Ha visto Don Cavagna? Quella donna è un vero diavolo in gonnella. Già a me non è mai piaciuta. Mai. A lei no, ma agli altri sì. Dove va, scusi, dove va? Mi confondevo. Credo sempre che sia la mia cameretta. Invece è la mia, Mi scusi tanto. Per carità. Basta che non si sbagli stanotte. Ma perché non si fa visitare quella signora? Se quella continua a fare lo svenevole con tutti, io non lo intendo, capito? Ma lo dice a me? Persino col papà. Ah, te ne sei accorta anche tu, vero? No, a tutti, figurati, anche Don Cavagna. No, io non ho visto niente. Ma come? Non ha visto l'occhiata che lanciava? No. E quei due che si sdilinquivano in complimenti? Proprio come faceva quest'estate ai bagni. Ai bagni avesse visto Don Cavagna che costume portava? Una vergogna! Don Cavagna, senza niente davanti. Vabbè. Ma sì, voglio dire, in due pezzettini. Ho capito, signora, ho capito. Ah. E il papà a invitarla qui per le feste. Si vede che al papà gli ha fatto effetto vederla senza niente. Ma vedrà, vedrà. Questa volta i pantaloni li metto io. Brava signora, se le metta lunghi, E lo sa perché fa così? Per trovare un altro disgraziato che la sposi. Ma no. Ha sentito quando parla? Scortata e difesa da due bei giovanotti. Ma no. Intanto io per farle dispetto, sa che cosa faccio, Don Cavagna? Vado in camera mia e mi spoglio nuda. Faccia quello che vuole. Sì. E poi mi metto il vestito più sfacciato, più scollato, più attillato che ho in tutto il guardaroba. E io vado a farmi le labbra più rosse delle sue. E io mi farò gli occhi blu, fin qua. E la sigaretta col bocchino. Chino lungo così. E poi chiamerò il cameriere e mi faccio la messa in piega. Io vado a tingermi i capelli biondi, tutta bionda. E io mi farò rossa, un bel rosso inferno. Gli uomini, che canaglie che sono, ecco. Andiamo, signorine, queste non sono mica cose da fare, Scusate, non è mica successo niente. E lui, Buono lui! Io cosa? Già, lei voleva cederle la cameretta. No. E ha detto che la trovava simpatica. Vergogna! Opla! Nemmeno più i preti sono come una volta. Andiamo, Renata. Sì, Berta. Signorine, guardate che non sono mica io. Sapete che sono uscito con la signora Marisa. Certo che quella vedovella lì, E i giovanotti si capisce. E il papà? Si chiama Galletti, quello lì. Guarda, ha lasciato un buon odore di tabacco quella signora, quasi. Vado di là, accendo la pipa, poi apro la finestra, non sentiranno nessuno. Don Cavagna, scusi tanto, ma è arrivato un altro prete. Cosa, un altro prete? Sì, ha detto che si chiama Don Saverio. Un altro prete? Uh-huh. Qui, se va in giro la voce che in questa casa si mangia e si beve a gratis, voglio vederla la fila di preti sotto il portone. E cosa faccio, Don Cavagna? Fallo accomodare. Sì. E poi chiama la signora, le signorine. Sì, certo. Non so mica come
come comportarmi, signor reverendo, né che cosa accomodo, dire. Prego. Con permesso. Prego. Oh, un sacerdote. Scusi. Dica. È qui che si aspetta l'arrivo di Sua Eccellenza Monsignor Saverio Tavernari? Sì. Lei non mi conosce. Lei non mi ha mai visto. Non mi conosce, insomma. Meglio così. Come? Meglio così come? No, volevo dire, non ha importanza. Lei cerca alloggio, lei, qua, sì? No, io sono il segretario di Sua Eccellenza. Oh, meno male, che piacere. Ho avuto un po' di fifa. Scusi, l'ho preso per il vescovo, uno spaghetto. Guarda. Con permesso. Faccia. Cosa c'è? Senta, la signora là dice così che lui lì lo riceva lei qui, perché lei là è molto nervosa. No, chiama le signorine. Oh, boh. Sì, le signorine. Le signorine poverine stanno vestendosi piangendo. Ancora? Oh. Sì, vedezze come piangono, don Cavagna. Sì. Strappano il cuore, sa? Vedezze. Sì. Si accomodi. Grazie. E le donne sono di là che piangono. Piangono? Sono indaffarrate. Aspetterò. Lei aspetta? Aspetto. Lei dalla sagoma, dalla figura sembra che sia straniera, viene dall'est, lei è di un'altra banda, scusi, ogni tanto mi scappa qualche parola in dialetto, forse lei non lo comprenderà, mi dispiace. No, lo capisco un poco il vostro bel dialetto. E scusi, con chi ho l'onore? Sono Don Felice Cavagna, prete fluttuante. Come? Sì, non c'ho la parrocchia. Ah. Sono senza parrocchia. Ho capito. Senza fissa dimora, come i pregiudica. Io abito su a Piedimonte e vado nella vallata quando hanno bisogno. Mi chiamano i parroci per le feste patronali, sa, uno va, cosa vuole, per quella poca grana che danno. Grana? Quella poca grana che... Grana? Grana in dialetto. In italiano... Obolo. Bobobo. Sono qua in pensione. Pensione per modo di dire. Non si paga niente. Tutto gratis. Non le dico. Lenaguduria. Come? Lenaguduria. In dialetto. In italiano è cuccagna. Lei come si chiama? Io sono Don Saverio Bonetti. Ma Saverio è anche il nome del vescovo, no? Già, sì, ma è una pura combinazione. Ah. Sì, e sono incaricato di avvertire che Sua Eccellenza il Vescovo arriverà soltanto dopodomani. Oh, che piacere, oh, sono contento. Come? Lei ha piacere che il Vescovo arrivi solo dopodomani? No, ho piacere che sia lei qua. Così prende il mio posto? Il suo posto? Sì, perché quando sono arrivato qua, la famiglia ha detto che quando fosse arrivato il vescovo, quando egli fosse qua, io avessi dovuto... Quando... Se io avrei... Avrei assunto... Mansioni per le quali non so quale esse fudessero. Mi scusi, ma di quali mansioni parla? Ecco, siccome quando sono arrivato qua mi sono lasciato scappare che conoscevo un po' di cerimoniale. Ah. Cerimoniale campestre, agricolo, né? Ho capito. E loro mi hanno detto, ma si fermi qua, stia qua io. E lei perché ha accettato?
Beh, prima di tutto perché quando sono arrivato qua ho conosciuto il nipote del vescovo. Ah, sì? Sì, un chiacchierone, no? Ah. Oh, per l'amor del cielo! Ah. E poi, per dire la sincera verità, cosa vuole che le dica in questa casa? Si sta da papa. Cosa? Oh! No, volevo dire, insomma, che... No, che si sta da padre eterno. Ma cosa dice? Si sta bene. Si sta benone. Ecco, così va meglio. Si mangia, si beve. Sì. Come si mangia in questa sì, casa. Sì. E io confesso il mio peccato di gola. Quando sono a tavola mi lascio trasportare... Faccio certe paciade. Paciade? In dialetto, in dialetto. In italiano mi ingozzo un po'. Sa cosa vuole? Per noi poveri preti di montagna la vita le dura, eh? E capisco. 28.000 lire al mese. Oh. Senza tredicesimo. Sai, e poi elemosine poche perché magari ti danno due uova, i contadini, una gallina, sì, ma... Nella cassetta non c'è mai niente. Trovo dei bottoni delle volte. Le funzioni grosse le fanno giù in paese e io sto lì. Cosa vuole? C'è un funerale ogni morte di vescovo. Dire che si guadagna poco. È più esatto. Parlo per me, non per lei, naturalmente. No, 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 no. Dica pure anche per me. Anche per lei? Oh, sì, sì. Ah, perché il vescovo è Rancino. Come? È Tiratello. Ah, no, no, no. Anzi. Io non lo conosco, sa. Può darsi che sia molto severo, di quelli che sono severi e che poi... Sono contento che lei sia qua, ecco. E mi dica, aspettano con piacere l'arrivo di Sua Eccellenza? Ah, sì, oh, per carità, la famiglia si è messo tutto in subuglio. Ah, sì. Tutto in subuglio, hanno preparato la camera di là, hanno messo il tappeto, il seggiolone, le lenzuola nuove, le ho viste io, poi hanno levato via i quadri. Quelli di soggetto profano, ha messo quelli di soggetto religioso, vede? Nell'ingresso ha messo San Pancrazio con la palma, vede? Di vedo, là. Vedo. Quello però non mi pare un quadro di soggetto religioso. Magari io ci vedo poco. No, no, lei ci vede bene. Beh, quello lì lo vogliono far passare per la Maddalena prima del pentimento. Ah, sì? Sono un po' birichini. Già. Sono un po' birichini. Già. Poi hanno preso anche un cameriere in affitto. In affitto? Come le biciclette, sa? Perché non sono ricchi? Sì, stanno bene, oh. Ma qui quello che fa le spese è il fratello. Ah, sì? Il fratello che è venuto dalla campagna con la moglie, brava gente, ricca, contadini, ma... Ignoranti come talpe, si capisce, ma con una fisarmonica così. Ah, suonano la fisarmonica? Non lo so. L'ha detto lei adesso? No, il portafoglio a fisarmonica, sa, quelli coi scompartimenti, Sì, sì, ho capito. Benestanti. Sì, stanno bene, però adesso qua il papà... Vorrebbe mandarli via? No. Perché dice che arrivando il vescovo, quei due lì li fanno fare brutta figura. So, parlano un po' forte, so. Gridano un po'. Dicono qualche parolaccia. Roba veniale, né? Roba veniale. Sì, sì, ho capito. Bella ricompensa. Ma la vedremo. Come la vedremo? No, volevo dire... Lo dirò a Sua Eccellenza. E fa bene, sa. Fa bene perché in fondo sono quei due lì che pagano. Appunto. E qui ne vanno di soldi. Qui ne spendono. C'è sempre tavola imbandita. Chiunque arriva... Oh, ciao, come la va? Vale, a tavola.
Poco fa è arrivata qui una vedovella, una signora, l'hanno portata di là, già, hanno aperto un polastro nuovo di trinca, poi le fragole, il giabaglione, la panna, il giliquore, beh, questo l'ho mangiato. Oh no! Oh. E poi alle 5 danno anche il tè. Ah, bene. Non male perché è una porcheria, eh? Io lo prendo lo stesso, perché insieme portano i pasticcini, gli anicini, sì, sa? Sì. I wafer. Sa, quelli col sottosuolo di cioccolata. Sì, sì, io vi capisco. Ma dico io, lei con tutta questa abbondanza se ne voleva andare. Ah, ma non è mica tutto rose e fiori, eh. Ad esempio, adesso è arrivata qui una vedovella che è... e mostra le gambe più del necessario. Mostra? No. Sì, sì, mostra. Oh, vedrà anche lei fin dove le mostra. Io vedere le gambe? Oh, no, no. C'è poco da dire. Se le ho viste io, le vedrà anche lei. Ma cosa dice? E adesso questa vedovella ha fatto arrabbiare le signorine. Le signorine? Sì, le figlie. No, la signorina. Una. No, le signorine, due. Ah, perché sono due? Sì. Oh, guarda, guarda. E sono graziose. Carine. Sì, sì, carine, giovani, moderne, sa? Uh-huh. Capelli lunghi giù qui sulla spalliera, vestiti corti. Sì, immagino. Sottane corte. Ho capito. Come usa oggi, che quando le vedi passare per la strada, E adesso la vedovella è andata vicino ai giovanotti. I giovanotti? Sì. No, un giovanotto. No. Due giovanotti. Ah, perché? Sono due anche i giovanotti? Sì, sì. Ah, qui vanno a coppie come i carabinieri, come i cavalli, come le monache. Cosa? Uno dei due dice che fa il giornalista. Ah. Lui ha detto, ma io... Per me è una gran bala. Balla? Palla. Bugia. Panzana in italiano, panzana. Panzana. L'altro è il nipote del vescovo, quello che le ho detto che entra in casa e c'ha nessuna paura. Quello lì entra, abbraccia, bacia, strafugna. Scusi. Strafugna chi? A me no, eh. Senta, io prima ho detto che capisco un poco il vostro bel dialetto. Ma questo strafugna cosa sarebbe? Non c'è la parola in italiano, non me la ricordo, non esiste, non lo so. Ma dico io, ma il padrone di casa non vede, non capisce nulla. Il padrone di casa, quello è peggio degli altri. Ah, molto bene. È un Ganimede. Sì, sì, credo d'aver capito, un Don Giovanni. Sì, Giovanni Galletti. E adesso il papà vorrebbe far sposare la figlia più vecchia, quella che fa l'amore col nipote del vescovo, a un conte. Ah, sì, Berta, ho capito, Berta. Come fa a sapere che si chiama Berta? Me lo ha detto lei prima. Io ho detto che si chiama Berta. Sì, è stato lei a dirmelo prima, quando eravamo là seduti. Ecco, Berta, la signorina Berta. La signorina Berta? Sì, sì. Panderola? Sì. Non mi ricordo. Sì, ma se lo zio vescovo non vedrà le cose ben chiare, lo zio vescovo... Oh, guardi che se lo zio vescovo è quella cara persona che dice lei, sarà menato per il naso anche lui da questi qua. Un momento, questo non è ancora detto. Ah, certo. Piuttosto vorrei sapere dove mi accomoderanno per questa notte. Domattina all'alba vorrei andare al Duomo. Va in Duomo? Sì. Vengo anch'io. E con piacere. L'accompagno. Volentieri. Facciamo la strada insieme? Naturale. Passiamo sotto i portici? Anche. Lì c'è un caffè che danno la cioccolata con la panna. Sì, ma vede, io vado in Duomo per celebrare la Santa Messa. E io vengo per sentirla, ma dopo, tornando a casa, passiamo di lì e celebriamo la colazione. D'accordo, può essere un'idea. Guardi, adesso se lei si vuole accomodare nella camera del vescovo, ah, eccola. Tanto non sappiamo, arriverà fra un paio di giorni, sì.
Io vede, abito là. Ah, quella è la sua stanza. Sì, se lei ha bisogno di me, mi chiama. Benissimo. Io vengo, l'aiuto. Intanto vorrei dare un po' d'aria agli abiti di Sua Eccellenza e riordinare i suoi libri. Dove sono? In due valigie che ho lasciato in anticamera con la mia. Gliele faccio portare. Sì, ma non si disturbi. Non ho tanto, dovevo già fare il cerimoniale. Sì. Poi c'è lì quel giovanotto che gliele facciamo portare. Quello lì è sempre seduto. Di, tu, vieni qua. A me, Don Cavagna? Sì, guarda, sì. Vedi, là nell'anticamera ci sono tre valigie. Sì. Una è quella del segretario. Tu vai là, le prendi tutte e tre e le porti lì nella camera del vescovo. Quello è il cameriere che han preso in affitto. Che lusso! Anche la giacca è in affitto. Ah, sì? Sì, sì. Quello lì fa la barba. Anche? Arriccia i capelli e fa la barba. Si chiama Gasosa. Parla tutto col zizì, non si capisce niente. Ma presto, presto, su, tu. Ma pensano, za, pensano le bagagge. E adesso, caro Don Saverio, se vuole, può andare di là a riposare un po'. Sì. C'è il seggiolone, c'è la scrivania, può leggere, scrivere, fumare. Fuma? No, no. Io non fumo. Io sì. Ah. E lo so, non è decoroso per un sacerdote fumare, ma io quando sono tranquillo con la mia coscienza, e poi se posso fargliela in barba ai miei superiori gliela faccio volentieri, perché... E forse è per questo che non farò mai carriera. Questo lo credo anch'io. L'accompagno. Grazie. Sì, ma se ha bisogno, se manca qualcosa, grazie. Vado di là. Grazie. Ehi, voi, venite subito a fare la messa in piega, a me e a mia sorella Renata. Ah, ma adesso non posso, signorina, sa. Devo preparare i vassoi per le bibite, i gelati, i biscottini, tutto quello che serve. Potevate pensarci prima? Ah, prima non ho assolutamente potuto. Oh, insomma, meno chiacchiere, presto, tra poco saranno qui gli invitati. Vabbè, allora vado. Oh. Vado subito, vado. Sì, sì. Oh. Che simpatico che è quello. E questo nuovo sacerdote dov'è? E questo nuovo sacerdote è il segretario del vescovo. Sul serio? Oh, già. Allora ci vorranno dei riguardi. Ci vorrà anche una coperta, dico io. Vado ad avvisare Renata, che è tanto timida. E qua, quando dorme. Oh, dunque, Vania. Ci siamo fatti una ronfata! Che siamo ancora intontiti! Siete i due più simpatici della casa. Don Cavagna non viene sul terrazzo a vedere la processione? È già ora? Sì, sì, sì. Credevo che fosse più tardi. Allora andiamoci. Andiamo. Ah, quanta gente! Quanta gente! Ah, pensi, Don Cavagna, che nella confusione ho smarrito i miei amici? Cosa vuole che le dica? Vada sul terrazzo, se le vede le fa un segno. Ah, senz'altro! Il tuo bacio è come un rock che ti prende con lo shh. È arrivato il segretario del vescovo. Ah, sì, e dov'è? E io l'ho fatto accomodare di là. Ha fatto molto bene. E com'è, dico? Oh, simpatico. Sì? Bell'uomo. Siamo già diventati amici. Vado a salutarlo. No. Adesso deve riposare. Ho capito. E le mie donne dove sono? Bravo lei. Le sue donne sono di là che piangono. Che piangono? Oh già. Ma come, anche mia moglie? Sì, sì, anche sua moglie. Ma dico, perché? Come perché? Han capito tutti che lei dietro... insomma, io non voglio entrare nel... Senta, Don Cavagna, io facevo gli onori di casa. Oh, Giovanni. Sì, cara? Vado sul terrazzo a vedere la processione. Attenta a non sporgerti. Ma vede che roba! Ma queste fumano! E lei diceva che piangevano! E si era andato il fumo negli occhi, cosa vuole che le dica? Ma niente, fumare, è arrivato il segretario! E a me che cosa importa? Fuma la vedovella, fumiamo anche noi! Ma visto che roba, Don Cavagna! È colpa sua, ha dato il cattivo esempio! Mi scusino, sono venuto per dirvi che ho perduto l'amico! Cosa vuole che le... Ma vada anche lei sul terrazzo! Ah, signor Alberto! Ma io la
cercavo. Vieni, ma dov'era? Venga con me. Ma cosa fanno, Don Cavagna? Gioco una tira e molla col giovanotto. Molla col giovanotto. Cosa c'è? Signor Galletti, cosa succede? E lei diceva che si metteva i pantaloni, eh? Ma cosa fai? Ma guarda qui, costa fare in bocca, sembra Matari. Sei venuta anche tu a aiutarmi a ricevere il vescovo. Parlate con me. Ma con chi parlo? Ditelo alla nuova padrona di casa, alla bella vedovella. Io vado al Verone. Ma cosa dice va a Verona? Ma che va a fare, dico io, a Verona? Ma cosa fate con sta roba? Ma chi vi ha detto di portare questa roba? Chi me l'ha ordinata? Perché non è ora? Ma no, signore, che non è ora. Senta, signore, noi pozziamo tutto qui, perché io e la Terezina qui andiamo giù a vedere la luminaria e il cardinale legato al portone. E il cardinale legato al portone? Sì, sì. Ma chi l'ha legato? Che ne so io? Oddio, c'è da morire da ridere. Vieni, i cardinali che li legano. Sì, sì. Oh, vabbè, da ridere a crepa pelle. Meno male che la porta era aperta. Senta, lo sa che è arrivato il segretario del vescovo? Ah sì? Sì. E dov'è? Io l'ho fatto accomodare nella camera del vescovo. Ah, bene, bene. Siamo già diventati amici. Sì. Ha detto che il vescovo torna fra 2 giorni. Oh, beh, allora. Eccolo. Zio! È il vescovo. Guai a lei se dice una parola. Scusi. Questi sono scherzi da prete, questi. Don Cavagna? Don Saverio? Viaggio si è? Mi ci appella? Sì, dico Don Saverio e Don Cavagna, dove sono? Non ci sono? No. Ah, non sono ancora tornati. Eh già. Allora. Sono usciti all'alba, sa? Io dormivo ancora? Sì, infatti ho sentito che si alzavano presto perché andavano a messa in Duomo. Ah, beh, e non sono ancora rientrati. No. Quando ho portato i caffè, infatti, ho buzzato ripetutamente agli Uzzi, ma non c'era nessuno. Ah, nessuno? Nessuno, signore. Nessuno. Ho pozzato lì le lettere che sono arrivate per il vescovo. Si è fatto scrivere qua? Sì. Ha mandato qui la corrispondenza? Sì, è tutta lì. Hai capito. Sua eccellenza reverendissima Saverio Tavernari, presso Giovanni Galletti. Che poi sarebbe lei. Già, Saverio Tavernari, presso Giovanni Galletti. Che poi sarebbe sempre lei. Ma leva sto parnacchio davanti, no? Sì, signore. Tu mettiti in ordine. Sì, certo. Chiama le signore. Sì. Chiama Teresa. Sì. Sì, stai sempre qui, sì. Beh, ma se lei mi parla sempre io, sempre mi fermo, no? Teresa, Teresina, vien da pazzo. Sua eccellenza reverendissimo Saverio Tavernari presso Giovanni Galletti, che poi, come dice il Gazzosa, sono io, che soddisfazione. Sua eccellenza mi ha chiamato. Ah sì, dove sono le donne? Le 2 signorine sono in bagno. Sì. Gli altri sono fuori. Sì. Io sono qui. Sì. C'è solo la signora. Meno male che l'ha detta tutto. Guarda, bisogna mettersi in ghingheri che tra poco arriva il vescovo, eh. Cambia il vestitino, metti la faccia da cretina, dico la crestina sulla faccia solita che hai e muoviti. Dai, sbrigati, muoviti. Andiamo, forza. E corro, no? A sua eccellenza, reverendissimo Saverio
Tavernari, presso Giovanni Galletti. Che soddisfazione, Saverio Tavernari. Buongiorno. Ma dico, non mi dai neanche il buongiorno? Buongiorno. Guarda che il vescovo è qui a momenti. E lo racconti a me? Beh, a chi dovrei dirlo? Dillo alla tua vedovella. E dagliela. Ah, sì? E intanto questa notte nel letto non hai fatto altro che sospirare. Giurerei che sognavi proprio lei. Ma no, ho sognato sempre il vescovo. Quella signora ha civettato con tutti, anche con te. Ma insomma, Luigi, ma ti pare? Io ho una moglie spiritosa, graziosa, una moglie che è un tesoro. Ma ti pare che mi metta a fare la corte a una che civetta con tutti? Dici proprio sul serio? Ma sul serione. Però sei un bel lazzarone, sai. L'ha detto ridendo anche Don Cavagna. Ma l'ha detto Don Cavagna ridendo? Beh, io non voglio che lo dica né ridendo e né piangendo. Tu devi dare ascolto al tuo Giovanni, che ti ama. Disperatamente ti ama. Disgraziatamente ti ama. Piano, 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 che mi fai solletico! Mi hai fatto venire la pelle d'oca. Si vede che sei ancora sensitiva. Oh, le sai trovare le paroline dolci tu, vero? Sì, ma dai, Gigi, che tra poco arriva il vescovo, muoviti, vai. Va bene. Ma ancora una volta, giurami che fra te e quella donna... Ma sì, te lo giuro, giuro, giurino, giuretto. Mi hai tolto un peso dallo stomaco. Adesso che hai digerito, vai. Giovanni? Sì? Hai sempre quegli occhi che pungono. Ma lascia perdere, che più si diventa vecchi e meno si ringiovanisce. Sua eccellenza, ma non lo capisco. Beh, Sua eccellenza, reverendissima, vero Tavernari? Papà? Sì? Devo parlarti. Dimmi, cara. Sei solo? No. Ma come, non lo vedi che sono solo? Papà, ho visto la mamma che uscendo da questa stanza piangeva. Ma sì, di consolazione. No, non è vero. Mia madre soffriva. Si è messa in testa certe storie. Storie? Altro che storie, caro mio. Fatti. L'ha detto anche Don Cavagna. Ah, l'ha detto Don Cavagna? Ma di che si impiccia quello lì, mica lo capisco. Ha detto che si vede benissimo che sei innamorato, cotto della bella vedovella. Ha detto questo? Beh, lascia che lo veda quel Don Cavagna, lo faccio diventare un cavagnino. E poi, il contegno della cara Marisa ieri sera è stato sconveniente. Ah, sì? Indecente. Lo sai come va a finire? No. Che il vescovo ci scomunicherà tutti. Ci mancherebbe solo questo, con le spese che abbiamo sostenuto, 180.000 lire di tappeti. E la povera mamma in un letto di dolore. Da ieri sera è diventata così magra, ma così magra, che se non mi chiamava lei non l'avrei nemmeno riconosciuta. Ma fa ben piacere, vai. Ma lo sai che sei bugiarda? Quella Marisa ha civettato con tutti, e specialmente col conte Rivoira. Col conte Rivoira? Questo è stato veramente il colmo. Ah, sì? Povera Berta. Povera Berta. Ciao, papà. Ciao. Vado a rinchiudermi in camera mia. Io credevo in un convento. E così Berta trova deplorevole il contegno di Marisa col conte. Ma allora Berta ha deciso. Berta ha deciso per il conte Rivoira. Limonate, eh? Comandi? Sì, non fare lo spiritozzo. Ecco. Signore, io mi chiamo Gazzosa. Ma va bene, birra gazzosa limonata. Ma che siamo attaccati proprio? No, non siamo attaccati. Ma... senti, bisogna correre immediatamente dal conte Rivoira. Sì, sì. E dirgli che io lo aspetto qua. Sì, sì. Hai capito? Sì, signore. Ecco. È tutto? È tutto. Pozzo? Pozzi, pozzi. Vado. Muoversi. Giovanni. È vero che il vescovo sarà qui a momenti. Dionisino, avevo proprio bisogno di parlare con te. Perché? Non viene più. Ma come si è fatto scrivere qua? Guarda, leggi. Sua eccellenza reverendissima Saverio Tavernari presso Giovanni Galletti. No, no, qui c'è scritto famiglia Galletti. Ci sono anch'io. Ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma che fai? Rubi le lettere al vescovo? E lasciala lì, che la porti al paese? A farla vedere a quei quattro cretini che ce l'ha? Guarda che là... sono rimasti tre e t'aspettano. Dionisio, vieni, caro, vieni. Vedi, tu sei abituato a vivere tra le cipolle e le carote e logicamente non hai i nostri modi e usi signorili. Capisco, capisco, Dionisino, ma vedi, se ti esce qualche porco cane come hai fatto prima a tavola... Uno solo e mi è scappato. No, hai detto anche due porco Giuda e un turpiloquio. Ma dico, che figura facciamo? Poi si dà la combinazione che col vescovo siamo 13 a tavola e questo porta scatalogna. Eh? Ebben, ne invitiamo un altro, fa 14. No, io pensavo di eliminarne uno. Non faccio nomi, ma guardo in faccia. Va là, parla chiaro. Di che cos'hai sullo stomaco. Secondo te quello che dovrebbe andare a mangiare fuori sarei io. Ah, grazie, Giovanni. Questa qui da te non me la sarei mai aspettata. Ma come? Io qui sono quello che pago e proprio io vado a mangiare fuori. Ma vieni a digerire dentro. È per il tuo bene, no? Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Saluto.
Beh, che cos'hai questa mattina? La luna di traverso? Ma niente, si parlava con Dionisino del più e del meno, che eravamo 13 a tavola col vescovo e si è inalberato, ecco. Ah, e così noi dovremmo cedere il posto a lui, vero? No, no, non noi, me dovrei andare a mangiare fuori secondo lui. Tu che sarebbe come dire tutti e due, perché noi facciamo disonore alla tua casa, vero? Ma non esageriamo, Matilde. Ma sì, che avete paura di far brutta figura. E noi, poveri stupidi, che siamo andati a comprarci due vestiti nuovi nella boutique. Ma senti come parla signorante. E tu siediti. Ma guarda che noi abbiamo preso la nostra decisione, sai, e di qua non ci muoviamo. Ah, non vi muovete? No, no, tanto più che siamo noi che paghiamo per tutti qui dentro. Va là, ma che vuol dire questo? Non scaldarti il fegatino. Sai che cosa dice? Cosa? Che io non conosco gli usi. Sì, non conosce gli usi. Cosa? Sì, sì. Non conosce gli usi questo qui? Sì. Ma se non ne sbaglia una, ma neanche quando la sbaglia. Ma che lui? Guarda che questo l'abbiamo imparato a nostre spese, va sai? Vabbè, va bene, a le spese le abbiamo fatte. Ma cosa le abbiamo fatte? Signori! Prego, signori reverendi, si accomodino. Signor segretario, buongiorno. Buongiorno. È arrivata la corrispondenza per Sua Eccellenza, presso Giovanni Galletti, che sarei io. Grazie. Oh, bravo Don Cavagna, eh? Aspetta, aspetta. No, voglio che lo dica anche lui che conosce il cerimoniale, se noi ci siamo comportati in modo da far brutta figura davanti al vescovo. No, guardi, adesso c'è qui il segretario, deve star tranquillo. Ah, perché c'è il segretario? Sì. Benone, lo dico anche a lui. Ma no, guarda, deve ancora mangiare. Meglio, si riempirà dopo. La porti via, faccia ben piacere. Ben via, via, Matilde. Lasciami stare, sai, perché io le mie ragioni me le faccio anche davanti al Papa. E te le farai davanti al Papa, ma adesso vieni via. Sai cosa sei tu? Un valengo. Matilde, porca vaca. Vieni via, vieni via, sì. Guarda adesso, sì, vieni via. Oh. Signor segretario, io sono ambasciato e costernato. Le chiedo scusa a nome di mia cognata per le sue maniere così poco interurbane. Me ne sono accorto. Io adesso mi ritiro e la lascio in preda ai suoi studi prediletti. Gazzosa? Sì, signore. Quello che ordinano i reverendi, quello che ordinano, ordinano. Sì, certo. Ancora tante scuse e pace e bene a tutti. E cosa posso servire allora, signori? Per me basterà un caffè nero semplice. Sì, vado subito a dare le disposizioni necessarie. Grazie. Per lui un caffè nero semplice. Sì. Per me una scudella di caffè latte. Ah. Con due biscotti. Due biscotti? No. No. Tre. Omniantrinum ex perfectum. Sì, sì. Eccellenza. Eccellenza, torni presto, vescovo. Io ho furia di trattenermi davanti alla gente. Mi sono già morsicato tutta la lingua. Sì, sì, ormai la mia astuzia mi ha fatto vedere quanto basta. Ho scritto a mio nipote che venga qui, spieghi ogni cosa e poi me ne andrò anch'io. Meno male. Come? No, dico meno male che viene il nipote, così chiarisce tutto. Sì, sì, confesso che la mia idea è stata un po' azzardata. Oh. Eccoli serviti. Grazie. Aspettate, portate, o meglio, date disposizioni perché portino questa lettera al signor Giorgio Catelli. Conoscete l'indirizzo? Altro che, lo conosce anche Don Cavagna. Come? Lo conosce anche lei? Sai, in questa casa gridano tutti forte, uno sente anche quello che non dovrebbe sentire. Eccellenza? Sì? Lei stamattina in Duomo ha fatto una bella predica. Oh, beh. Ha detto che bisogna sempre dire la verità, tutta la verità, sempre la verità. Oh, sì, sì, la verità sopra ogni cosa. La verità è che lei avrebbe ordinato un caffè nero semplice. Oh, mi scusi. No, ma se lo vuole lei, né? Se lo vuole lei non importa. Se lo volesse lei. Oh no. Cosa c'è ancora? Biscotti.
giusti. Oh, troppo giusto. Date a Cesare quel che è di Cavagna. Vede, io tengo molto alla felicità di mio nipote, sì, a cui voglio tutto il mio bene. Oh, sì, sì. Ma qui, francamente, vedo delle cose che non mi piacciono. No, è amaro. Metta lo zucchero. Grazie. Le piace lo zucchero? Non tanto. Dunque, come dicevo, vedo delle cose che francamente non mi piacciono. Quella vedovella, poi... Poi quella lì, chissà come pesca quella. Mi sono simpatici solo quei due campagnoli. Solo quei due campagnoli, eccellenza? No, anche lei. Oh. E siccome so, o immagino che le sue condizioni sono alquanto modeste... Oh! Bene, vorrei in qualche modo poterle giovare. Sì. Mi dica, che cosa posso fare per lei? Il più possibile. Ecco, bravo, è un'idea. Allora mi scriva subito un promemoria. Gli incarichi ricevuti, se ha qualche attestato di lode. Ne avrà qualcuno? Pochini. I dati principali, insomma. Ecco, guardi, qui c'è carta e penna, scriva. Io intanto vado un po' in camera mia perché la gita di stamane mi ha stancato un poco. Vero, vero? Mi metterò 5 minuti sulla poltrona e poi dovrò vestirmi per tornare vescovo. Ah, sì. E lei faccia come fanno gli altri. Non sia modesto nel farsi gli elogi. Tutt'al più potrà mettere un po' chiacchierone. Alle volte mi scappa. Cerchi di non farsele scappare. Sì, e che tutte le benedizioni possano scendere sul suo capo e che gli angioletti e i cherubini possano donare a lei. Reverendo, ma cosa vuol farmi, una predica? No, ringraziavo. Andiamo, su, si metta al lavoro. Sì. Scriva, presto e bene. Presto e bene, sì, sì, subito. Io parlo sul serio e si mette a scherzare. Ah. Simpatico. Che caro. Chissà che carriera mi farà fare adesso. Ma se non divento papa stavolta non lo divento più. Che peccato, se sapevo davo il caffè latte a lui, non ci ho pensato. Dunque, dovrei scrivere la storia del mio sacerdozio. Beh, c'è poco da dire, sono stato nominato sacerdote nel 1938. Caro, se divento papa lo faccio cardinale, lo faccio... Dunque, nel 1938... sono stato nominato nella chiesa di Santa Maria Fulcorina, in quel di Canelli, ameno paese del Moscato. Un po' di folklore non guasta. Dunque, storia del mio sacerdozio. Tanto per cambiare il pennino è rotto. Sono sporcato. Tanto è nero. Storia del mio sacerdozio. Dunque, 38, 39, 40. Stato disoccupato 3 anni. Nel 1941. Chi è? Nel 1941. Ma c'è un gatto lì sotto! Don Cavagna! Ma è lei! Don Cavagna, l'ho visto solo. Io devo assolutamente parlare con lei prima che arrivi il vescovo. Dopo sarebbe troppo tardi. Ma io adesso ho da fare. Lei mi vede con gli occhi gonfi, vero? Ebbene, ho pianto tutta la notte. E sa perché ho pianto? No. Perché questa mattina ho preso una grande risoluzione riguardo a lui. Riguardo a me? No, a quello di cui sono innamorata. Ah, beh, ma io non vedo che... Come? Cosa... Lei non vede? Allora lei è cieco da non aver visto il contegno di Giorgio ieri sera con la vedovella. Ma cosa vuole che io... Ma se lei è un poco di buono? Come, io sono un poco di buono? Ma no, lei, quella donna. No, lei ha detto lei è un poco di... Ah, lei quella donna... Metta le virgole quando parla. E così lui sposerà lei. Lei
virgola, quella donna, ho capito? Sì, quella donna che lo farà morire. Come ho fatto morire tutti gli altri. Ma si è avuto un marito solo. E poi io non c'entro. Ah, non c'entra, bravo. Ma se lei è stato testimone, quando io e Giorgio eravamo lì che... È colpa mia se tutte le volte quando venivo qua io vi trovavo abbracciati? Oh, 1941, sono sempre a 41, qui non vado avanti. Guardi, queste sono le sue ultime lettere. Sì, sì. Senta, senta cosa era capace di scrivere. Sì, sento, sento. Il parroco di San Damiano mi ricevette in canonica dicendomi... Mia adorata. Mia adorata. Signorina, sto scrivendo la storia del mio sacerdote. Adesso mi faccio cancellare tutto, come faccio? Mia adorata, mia, 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 tutta mia. Esagerato. Ti amerò fino alla morte. Bella resistenza. Ha sentito? Sì, sì, ho sentito. Ecco, adesso io faccio un pacchetto, le consegno a lei e lei le restituisce a quel signore. No, 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 signorina, no, no. Lei gli gira la ciribicoccola, né? Io queste cose qua non le faccio, sa? No! No, no. Ma io non posso mica... Ma andiamo via. Ma vorrebbe lasciare quel bravo giovanotto? Lasciarlo? Eh! Oh, no, no. Non avrò mai la forza. E allora, scusa? E allora? Quando vedrà che mando indietro le lettere da lei, che è una persona seria, crederà che sono veramente decisa a troncare tutto. Avrà paura di perdermi e dirà, no, non è possibile, lei. Sì, sì, è proprio risoluta, e l'altro, ma io sono innamorato. E lei, ma se fosse veramente innamorata, no, allora... E lei, e lui, e l'altro, non facciamo niente, eh? Ma se è per la mia felicità. Guardi, se è per la sua felicità, ecco, tenga le lettere e gliele dia lei. Già, bravo. E dove andrebbe a finire la mia dignità di donna? Già, e dove andrebbe a finire la mia dignità di prete? Oh, sono un prete onorato, sai io. Va bene, ma lei non è fidanzato. Oh, ma senti che cosa viene raccontato. Insomma, io voglio che sia lui il primo ad abbassarsi, tenga. No, no, io non le tengo. E allora io le lascio qua. Le lasci lì? Ma dopotutto lei è stato... Testimonio, lo so, lo so. Dica di sì. No, no, no. Dica di sì. Dico di no. E va bene. In questi giorni sui giornali si leggerà un suicidio. Non lo credo neanche se lo dovessi vedere. Sa, sa. Venga qua, venga qua, venga qua. Ha ragione, perché io voglio vivere per l'amore del mio Giorgio. È una bella macia lei. No, dico scusi, dico è un bel tipo. Ride? Ride? Allora, sì? No. Torno dopo. Brava. Per sapere se Giorgio è ancora tutto mio. Sì. E se tutto va bene io l'invito alle nozze come... Come testimonio, eh? Grazie. Sì, sì. E mi vuol comprare, né? Ma guarda un po' se uno per tre o quattro mangiate a gratis deve trovarsi qui in questa situazione. Chi faceva tanto rumore? Oh, bello. Chi faceva tanto rumore? Rumore? Rumore. Rumore... Rumore. Forse dalla contrada. Lei ha finito? Sì, stavo terminando di finire. Intanto prendo quello che ha fatto. Sì. Cosa vedo? Una donna nella sua stanza. Ma questo è madornale. Eccellenza, mi credo. Semplicemente madornale. Eccellenza. No, reverendo, la prego. Ma cosa fa? Ma cosa fa? Oddio, ma cosa fa? La mia malattia! A me non mi piace mica tanto, sa la sua malattia! Oh, mamma mia, ma dove sono? Dove va? Dove va? Dove va? Mi scusi, Don Cavagna, mi perdoni! Sì, mi Oddio, perdoni. La mia malattia! Ma è matta quella lì! È balenga quella lì! Esce fuori dalla mia camera in camicia, ma... Adesso il vescovo non crederà mica che questa qui... Sì, sì, sì. Oh! No, no, vado via prima che capiti di peggio. Prendo le lettere della signorina e me ne vado. E beh, dove sono le lettere? Le ha prese a lui.
Son belle che rovinato. Son belle che rovinato. Don Cavagna? Don Cavagna? Ma sua sorella che esce fuori dalla mia camera in camicia, ma scusi. Ma no, poverina, soffre di sonnambulismo. E lui che porta via le lettere amorose. Ma quale lettere amorose, Don Cavagna? Oh mio, che faccia. Oh mio. Don Cavagna, ma cos'ha? C'ho tutte le bovelle che tremolano. Le bovelle? Vado a chiudermi in camera mia. Sì. Vado a chiudermi in camera mia. Sì, ma... E non ci sono, se mi chiamano non ci sono. Sì. Mi metto a letto, ci sono malato. Cosa? C'ho la peronospora. C'ho la scarla... Il morbillo. Il morbillo. Sì, c'ho tutto quello. Mamma mia bella. Roba da matti. Don Cavagna. Papà, ma non c'era qui Don Cavagna? Sì, ma si è spaventato perché ha visto Orsola in camicia da notte. Parla di lettere d'amore. Lettere d'amore? Il vescovo che non arriva. Si fosse fermato dagli inquilini del piano di sotto, non lo so. Comunque per te, figliola, cose grandi. Cose grandi, conte, contina, contessa, cose grandi! Ma Don Cavagna, che cosa è andato a dire al papà delle lettere? Cosa ha combinato, ma... Don Cavagna! Don Cavagna, apra per favore! Come? Un'altra donna da Don Cavagna? Signorina! Lei, ma... Eccellenza! Su, cara. No! Si fermi lei e mi spieghi come va questo imbroglio. Io... Innanzitutto mi dica chi era quella donna che prima usciva dalla sua stanza. Sonnambula! Non scherzi adesso. No, non scherzi, eccellenza. Si tratta di mia zia. Poverina, va soggetta a crisi di sonnambulismo. Sì, dorme e cammina dormendo. E lei, signorina, perché bussava alla porta di Don Cavagna? Ecco, io bussavo alla porta per avere notizie circa un'incombenza piuttosto delicatella. Al riguardo di queste lettere, forse? Le mie lettere! Don Cavagna, non l'avrei mai creduta capace. È mica colpa mia. È venuto lui lì, le ha rubate, le ha portate via. Eccellenza, quelle lettere sono mie. Per essere più esatti, sono di mio nipote, che certamente mi avrebbe dato il permesso di leggerle. Ma come mai le aveva Don Cavagna? Io... Lasci parlare la signorina. Ecco, io mi ero accorta che Giorgio non... Ah, bene. Siamo già al Giorgio. La prego, signorina, continui. Il signor Giorgio non era più tanto affettuoso con me. Ma come? Se queste lettere sono scritte con tutto il cuore ad una ragazza, che pare almeno lo ricambi di uguale affetto. Sì, ma adesso non mi vuole più bene. Anzi, io avevo pregato Don Cavagna di restituirgliele. Ah, e lei questa la chiama un'incombenza piuttosto delicatella? La verità è che Giorgio fa una corte spietata a un'altra donna. Lo sa anche Don Cavagna. No, io so niente. E lei, semplicemente per questo, voleva prendere una decisione così draconiana? Gliel'ho detto anch'io, perché prendere una draconiana? Stia zitto un minuto. Sia fatta la sua volontà. No, eccellenza. Io volevo essere sicura del suo affetto, perché sognavo in lui uno sposo fedele, come io... Voglio essere una sposa innamorata e onesta. Brava. Questi sono ottimi sentimenti. Le pare? Come? Cosa? Ah. No, lasci, faccio da me. Ah, mio nipote. Zio, sì. Sono qui per spiegare tutto. Ah, bene. È qui anche la signorina? Un momento. La signorina è qui per una ragione molto seria. Se permette, eccellenza, io mi ritiro nei miei appartamenti. Non si fermi. Lei sa troppe cose per non servire... Quale buon testimone. Io sono sempre testimonio. Dunque, caro Giorgio, a quanto pare, queste lettere dovrebbero essere restituite a te. Ah, c'era da aspettarselo un simile gesto, dopo il comportamento di ieri sera. Sì, è vero. Ieri sera io mi sono fatta vedere un po' troppo leggera con il conte, ma l'ho fatto unicamente per vendicarmi. Lo sa anche Don Cavagna. Cosa? Dicevi, Giorgio?
Dicevo che la signorina si sarebbe comportata in quel modo con il conte per vendicarsi, vero? Sì. Sì, eh? È una comoda scusa, zio. Lo so io qual è la verità. E per quello anch'io ho riportato le sue lettere e le restituisco, ecco. Ah, bene. E io che cosa ne faccio di questi due pacchetti? Questo lo restituisce a lei dal momento che vuol diventare contessa. Cosa, cosa? Lei vorrebbe sposare quel vecchio. Come io sposare quel vecchio rimbecillito come dice lei? No, prego, io non ho detto questo. No, lui non l'ha detto questo, l'ha detto lei. Non l'ha detto lui, è lei che l'ha detto. Lui non l'ha detto, eh? Io voglio amare solo quello che sarà mio marito. Brava, ma lo sa che questa ragazza vi piace? Anche a me. Cosa? È il papà che vorrebbe che io sposassi il conte. Ah, ecco, già, giusto, il papà. A proposito, il papà. Il papà che, secondo lei, va matto per le belle donnine. Oh, io non ho detto questo. Non lo avrà detto, ma lo ha fatto capire abbastanza chiaramente. Io non mi ricordo. Ah, ma mi ricordo io. E ricordo perfettamente anche quello che ha detto. Che è un Ganimede. Che memoria di ferro che c'ha lo zio. E va bene, vuol dire che parlerò io al papà. Ah, è inutile. Dal momento che Giorgio è deciso a troncare tutto. Oh, sì, sì, sì. Dal momento che la signorina rivuole la sua libertà. No, io volevo solo metterti alla prova. Volevo essere sicura del tuo affetto, no? Vabbè, anch'io volevo la stessa cosa. Ma lo sapete che siete due bei forbacchioni. Aberta mia! Giorgio mio! Ma cosa fa? Oh. Questo benedetto amore, quante ne suggerisce. È arrivato il vescovo, eh? Lei, voi, rimanenza. Oh, no. Sì, sono io, signor Galletti. E la prego di scusare questa mia finzione, sì, che del resto è stata molto utile. Infatti, se sono qui è unicamente per far piacere mio nipote. Ah, sì? E ne sa la ragione? No. Per avvicinare mio nipote alla signorina Berta. Ah. I due giovani sono innamorati, quindi... Innamorati? Sì. Innamorati? E questo che veniva a casa con la scusa dell'organo? Ma perché lei questo non lo sapeva? Ma mi giunge nuovo. E sono convinto che la signorina Berta ha ottimi sentimenti. Tanto che da parte mia, per la verità, non avrei nulla in contrario. Io sono onorevole. Dico, sono onorato. Ma Berta è già impegnata col conte Rivoira. No, no, siamo giusti. Ad impegnarla con il conte è stato lei, che vorrebbe vederla contessa a costo di renderla infelice. Ma non è per questo, è che io ho dato la mia parola. Io sono un uomo severo, rigido, tutto d'un pezzo. No, no. No, no. Non tanto rigido. Non tanto tutto d'un pezzo. Se procura dei dispiaceri in famiglia a causa dei suoi capriccetti amorosi. Beh, la prego di credere che questo non è vero. Mm. Abbiamo buoni testimoni. Ma che linguaccia. E tu, Berta, cosa dici? Che sono innamorata di Giorgio e voglio sposarlo. Ma potevi dirlo prima. Oh, ma se non c'era Sua Eccellenza, tu mi avresti risposto di no. Ma adesso arriva il conte. Cosa ci conta al conte che conta? Al conte pensi lei. Adesso devo presentarmi come vescovo a tutti quei signori e calmare le loro giuste meraviglie. Ma io. Lei ha fatto il male e adesso faccio la penitenza. Ecco. Ecco! Ecco! Ma cosa? Cosa è andata a raccontare al vescovo di me? Cosa? Dica, dica, intanto siamo soli. Ce lo possiamo anche dire. Ma intanto lo pesco, sa! La colazione è servita. Vai a avvisare gli altri che la pappatoria è pronta. Sì, signore. Oh, eccoci qua. Giovanni? Sì? Noi siamo pronti. Oh, mamma mia bella! Ma come vi siete combinati? Ma cosa ti sei messa l'elica qui davanti? Ma andate via, non vi fate vedere dal vescovo, oh, sparite! Ma perché? Perché? Lo so che lei voleva farli sloggiare. Mentre invece loro hanno tutto il diritto di rimanere. E quale diritto?
Vengano, vengano pure, si accomodino. Oh, grazie, grazie. Dove va, Don Cavagna? Non è più aria. Venga qua. Ma cosa andate a raccontare al vescovo? Che volevo mandare via mio fratello. Io? Ma si può essere più chiacchierone di così? È arrivato il vescovo? Guarda chi era. Lei, eccellenza. Io non ho mai detto niente, non ho mai parlato, scusi. Niente lei, eh? No. Non ha mai parlato? No. E non è stato lei che ha messo la pulce nell'orecchio di mia moglie che tra me e la vedovella c'era del tenero? Io? Sì. Oh, io? Sì. Oh, domandi la sua signora, scusi. Luigia? Sì? Vieni qui. Scusi, eccellenza. Signora, sì. Suo marito sta dicendo che sono stato io che sono venuto a dire a lei che lui se la intendeva con la vedovella. Ho detto forse una cosa simile, signora. Luigi. Dica la verità. Luigi è stato lui. Ma veramente... Veramente? Sì. Oh, che gente. Oh, che cosa. Oh, vado via. Ma no, Don Cavagna. Ma Don Cavagna, perché? Don Cavagna. E si fermi a mangiare. Mi prendono sempre dalla parte del cuore. No, ma questa volta vado via, grazie. No, no. Mi perdoni, eccellenza. Se verrà nella nostra vallata sarà ricevuto con tanti onori. Burro, latte e polenta a sazietà. Lei no. E si ricordi che io non ho mai detto niente, sa? Non ho mai parlato. Non ho mica detto che ieri sera l'ho trovato per le scale mentre baciava la vedovella? No, no. Guardo il fiume fra la nebbia e penso a te, in riva al Po. Innamorato vedo passare, scritto sull'acqua il giuramento del mio amore, che dice amo, amo tornare sul fiume, ma son geloso del vento, che può baciarti i capelli. La nebbia cerco te, ma non ci sei. Non passa più scritto sull'acqua il giuramento, il primo bacio del nostro amor, ma sai che amo, amo te sola. Guarda il fiume, ora è chiusa senza di lei, e non c'è più. La notte è scesa in riva al Po ed ha portato via con sé, insieme a lei, i sogni rai.